Amici di Essere DJ Oggi, siamo qui di nuovo ospiti degli House of Glass Studio con Gianni Pini. Ciao! E oggi parliamo della compressione. Una delle domande più frequenti: dobbiamo comprimere tutto oppure no? No, assolutamente no. Filosoficamente si comprime solo ciò che ha bisogno di essere compresso, quindi se noi vediamo la forma d'onda di un segnale audio vediamo che ci sono dei picchi fastidiosi che fanno sì che non si riesce a trovare una posizione nel mix che vada sempre bene, allora a questo punto il compressore può essere utilizzato. Io non lo utilizzo più così tanto come in passato, anche perché oggi ci sono degli strumenti nuovi, gli equalizzatori dinamici, o comunque se devo utilizzare il compressore nella maniera tradizionale magari lavoro in mid-side, quindi separo la parte orizzontale dalla parte verticale e comprimo separatamente proprio questi due componenti della sorgente audio. Detto questo, se noi prendiamo una cassa elettronica di un qualsiasi brano elettronico è lo stesso suono ripetuto n volte. Quindi non c'è assolutamente escursione dinamica. Se si utilizza un compressore lo si fa solamente per cambiare l'inviluppo del suono stesso. Può essere una tecnica, anzi sicuramente lo è, però oggi un pochino secondo me sorpassata da altri strumenti più innovativi come i gestori dei transienti, i manipolatori dei transienti, degli inviluppi, oppure come dicevo prima degli equalizzatori dinamici che intervengono solo ed esclusivamente su una piccola porzione decisa dall'ingegnere sulla quale vuole magari dare faccio un esempio, se vogliamo dare un po' di punch alla casa sugli 80 Hz, mettiamo un equalizzatore dinamico in positivo, si attiverà solo ed esclusivamente quando serve su quella determinata piccola banda di segnale, insomma. Gianni, che cos'è questa famosa compressione parallela, come si usa e quando? La compressione parallela, al contrario di quello che si pensa, è una tecnica utilizzata già da moltissimi anni. E in pratica consiste nel sovrapporre una parte di segnale non compresso ad una parte di segnale compresso, mixandoli a nostro piacimento. Questo lo si può fare in varie maniere, in ambito digitale e in ambito analogico. Ormai tanti compressori hanno anche già in sé, parlo dei plugin più che altro, il mix, quindi noi possiamo decidere già girando un pomello praticamente quanta porzione di segnale processato mandare in uscita e quanta proporzione di un segnale non compresso mandare allo stadio di uscita. La compressione parallela ha quasi sempre lo scopo di non penalizzare comunque i transienti, quelli più veloci di una sorgente audio, parlo ad esempio di una batteria nel suo complesso, una batteria acustica registrata, magari non penalizzare comprimendo gli attacchi veloci, però mantenere comunque una bella presenza nel mix, quindi si va a fare una compressione parallela magari anche abbastanza accentuata, anche tagliando un pochino di transienti ma sovrapponendo poi alla parte non trattata, e questo dà un risultato che mantiene una naturalezza e una musicalità della batteria stessa, però con una componente aggiuntiva che aiuta poi nel mix a mantenere sempre la batteria ben presente. Un'ultima domanda, Gianni. Come si fa a riconoscere il compressore? Come si fa ad allenare l'orecchio? Quali sono i tuoi consigli per chi ci si avvicina, per i principianti che vogliono iniziare a lavorare e a padroneggiare la compressione? Ok, un consiglio pratico, molto semplice. Utilizzo il Pro C2 di FabFilter, un plugin che sicuramente trovate, che ha tutte le regolazioni di un compressore moderno e ha tutte le funzioni. Ma noi cominciamo solamente ad abbassare la soglia, prendete per esempio una chitarra, un loop di chitarra o di rullante o di clap, quello che volete, e cominciate ad abbassare la soglia mantenendo un rapporto di compressione anche basso, 3 a 1 per esempio, e cominciamo ad abituare il nostro orecchio a sentire il segnale che mano a mano si modifica nel proprio inviluppo. Poi cominciate a aggiungere al cambio di soglia anche l'attacco e il release. E fatelo per un po', nel senso con vari tipi di materiale audio e con tutte le varie regolazioni solamente di attacco, di release e di soglia. Questo compressore, questo software è molto performante e ci dà sempre un risultato all'orecchio ben definito e preciso. È un primo passo, ovviamente, poi l'esperienza farà molto in questo senso, però trovo che fra tutti i milioni di software che ci sono, quello è quello da cui partire per sentire proprio le differenze di intervento di un software sulla compressione del range dinamico. Bene,
Continua a seguire Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like anche alla pagina di Gianni Bini. Che male non fa. E alla prossima. Ciao.